Tragedia sul Cornetto nel Pasubio. Il 29enne roveretano Lorenzo Gatti perde l'appiglio e precipita per 40 metri in un canalone davanti agli occhi della compagna. Anga nella zona del rifugio Lago Nambino. Le persone scappano e riescono a mettersi in salvo. Le autorità: sconsigliato andarci, c'è il rischio di altri distacchi. Coronavirus: 312 nuovi positivi e un morto in Trentino. Migliora la situazione negli ospedali, ma aumentano i pazienti in terapia intensiva. Quasi 500 i contagi in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore si registrano 4 decessi. E coronavirus in Alto Adige, rilevati altri 6 casi di variante sudafricana. E il presidente Compacer estende l'ordinanza a Lana, Malles e in tutta la Val Passiria. Se ci sono altri territori colpiti, imporremo misure per tutta la provincia. Coronavirus: pochissimi i vaccini eseguiti dai medici di base in Trentino. Il presidente dell'ordine Ioppi: sistema che non funziona, piena disponibilità, ma il carico non può essere lasciato solo a noi. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730